periodi di saldi e tutto quello che presento oggi e tutto quello che ho presentato nei video precedenti ovviamente è tutto in saldo, quindi grandi affari per tutti. Ho due manichini questa volta, sono circondata e quindi partiamo subito da quello più classico che poi può anche essere poi portato in un'altra maniera, perché io questa giacca l'ho abbinata sia al maglioncino che alla camicia, ma in realtà può essere portata solo con la camicia, in realtà può essere portata solo col maglione, però per fare qualcosa di diverso. Quindi ho preso questa camicia della Be Silent in micro fantasia, che aveva da mettere nel taschino il fazzoletto, e l'ho messo nella giacca. E ho preso questa magliettina della Guess col profilo grigio più scuro, scolla V, che ci stava bene, e l'ho abbinata a questa giacca sempre negli stessi toni. E insieme ho messo un jeans per spezzare. Adesso ve li presento da vicino. Giacca Guess, un modello che va sempre bene, è un modello slim con queste tasche larghe, due bottoni. Ha questa particolarità di avere il materiale, il tessuto lavorato sul grigio, ma c'è anche nella versione blu. L'interno del grigio è bluette e ha le tasche interne. Maglioncino grigio Guess, lavorato sui gomiti, lavorato dietro, con i profili un po' grigio più scuro. Camicia Be Silent, questo era il fazzolettino che era dentro il taschino della giacca. Micro fantasia, con un puntino bianco e un pochino di marrone e di blu. La particolarità di questa azienda è anche perché ha un made in Italy ed è a piccoli prezzi. Ed eccoci al jeans ultra slim Guess, lavaggio medio, gamba asciutta ovviamente, vita bassa. Ed ora tocca l'outfit femminile, quindi partirei da questo body incrociato, semplice dietro. Quindi ha questa bella scollatura, però non è neanche troppo esagerata, che indosso con un paio di pantaloni della Denny Rose. Vi faccio vedere le scarpe, quelle col carro armato in vernice d'Armani, e poi i pantaloni, perché come mi hanno fatto notare le mie amiche, non faccio mai vedere la parte sotto. Questi pantaloni sono della Denny Rose, hanno le borchie su una coscia e dall'altra no. Io l'ho messa nella versione sportiva, per cui con una scarpa da giorno, però in realtà stanno bene col tacco. Tenete conto che a me vengono veramente corti, in realtà sono due dita più lunghe a tutti. Io li porto così, a me piacciono, ma non sono così corti. Ha una vestibilità normale, regolare, con due tasche davanti e due tasche dietro. Il body invece, non ho detto prima, che la scollatura sia in croce, però arriva fino a un certo punto, per cui non si muove ed è comoda. Vedete, io mi muovo e lei non si apre. Adesso, questa è una versione molto grintosa, per chi è veramente alla moda, chi osa tanto. Per lo stesso problema di quello che dicevo prima, viene due dita più lungo anche il giubbottino, a me rimane tutto molto corto. Io ho azzardato un po' di colore e quindi ho messo questo giubbottino della Guess, che ha la pelliccia che si può staccare, un chiodo, che però secondo me ci stava bene. Ecco invece una versione più comoda, quindi ho messo un maxi cardigan in maglia. Io questo lo uso tantissimo per stare in negozio, è comodo, lo uso sui jeans e stiamo anche molto bene sui vestiti. È in maglia con due tasche davanti, manica lunga e facile. Allora, abbiamo invertito gli outfit, perché in realtà adesso io sono vestita elegante e il mio manichino che presento ora è invece sportivo. Però io sono così, invento sul momento, quindi dal borsello, da un piccolo accessorio che però è utile, in questo caso è piccolino e quindi non ci sta il tablet. Questo morbidissimo invece giubbotto d'Armani è reversibile, quindi da un lato è in degradé sul grigio e ha due tasche solo laterali e due tasche interne, però poi uno lo può girare e diventa nero. Ed ecco qua la versione nera. Il cappuccio è fisso, un altro cappuccio anche per la felpa maglia della Guess. Quindi, come ho detto adesso, il tessuto è misto. La cosa comoda è la zip, che è utilizzabile sia su t-shirt mezza manica che su t-shirt manica lunga o su camice. Quindi è veramente utilizzata dagli uomini molto spesso. In questo caso io l'ho abbinata a una t-shirt perché l'abbinamento era sportivo. L'ho messa sugli stessi toni, quindi si vedeva che era abbinata. E la particolarità di questa t-shirt è che la della Armani Jeans è in bianco e quindi risalta. Pantalone elasticizzato della Guess, in micro fantasia, gamba slim, non troppo però il giusto, con piccolo lodino. Eccoci qua per presentare l'ultimo outfit, quello da donna. L'avete già visto prima quando presentavo l'uomo, è l'intramontabile tubino, però rivisitato dalla Guess perché ha questi lacci dai lati, sotto una retina e un altro colore, quindi è un po' diverso ma rimane sempre portabile un po' con tutto, in ufficio oppure la sera come l'ho messo io adesso con i tacchi alti. La borsa invece l'ho messa dell'Armani, è in stampa cocco marrone, quindi mi stacco un po' dal
nero, però lo riprendo sempre, rimanendo sempre eleganti. La particolarità anche di questo vestito è che sta bene con i capelli raccolti, perché dietro ha questa scollatura quadrata. Ti ringrazio per aver visto il mio video. Se ti sono piaciuta, lascia un like, iscriviti al canale. Puoi trovarci sui social e se vuoi puoi visitare il mio sito www.blumarestore.it. Ciao, a presto!